Oggi ci troviamo al Carlo V di Lecce per il convegno nazionale sulle disabilità neuropsichiche dell'età evolutiva. Qui accanto a me il dottor Aguglia, presidente dell'associazione Triacorda. Benvenuto, dottore. Grazie. Grazie per essere qui e grazie per aver scelto un argomento così interessante come quello delle disabilità per questo convegno. Ha appena concluso il suo intervento e ha esposto delle domande e anche fatto delle proposte ad ASL e Regione. Parli. Sì, noi sostanzialmente, come sa, da tempo siamo vicini all'ASL, siamo vicini alla Regione, stiamo cercando di lavorare insieme. Quello che chiediamo è che questo tavolo di confronto, questo tavolo di lavoro possa essere quanto più esteso possibile anche alle scelte che saranno fatte per quanto riguarda l'ambiente. Fino ad oggi abbiamo lavorato sul contenuto, adesso dobbiamo iniziare a lavorare sul contenitore. È possibile realizzare delle cose importanti, innovative, perché gli ospedali di oggi non devono essere come quelli di 40 anni fa, hanno bisogno di necessità diverse, anche gli ammalati sono diversi, gli stessi standard di cura sono cambiati e quindi richiedono degli habitat diversi. Questo è uno dei tasselli, poi c'è quello della terapia intensiva pediatrica, sul quale noi siamo già d'intesa con l'ASL di convertire due posti di terapia intensiva. Il dottor Naracci ci ha detto che questo avverrà entro giugno, noi ci auguriamo che effettivamente questo avvenga e siamo pronti anche a destinare a quel reparto un monitor multiparametrico e un defibrillatore per il quale abbiamo già fatto domanda di donazione alla ASL e aspettiamo che ci diano la possibilità di donare. Ecco. Certo, dottore, e come ci possono sostenere in questa nostra mission di raccogliere i fondi per creare l'ospedale pediatrico del Salento? Beh, ci possono sostenere innanzitutto, noi abbiamo creato una rete sociale che lavora ed è molto importante perché siamo molto uniti, molto coesi e sul territorio questo vuol dire molto. Perché tutto quello che facciamo lo facciamo con un unico scopo e con un'unica direzione, che è quello di migliorare le condizioni di salute dei bambini del Salento. Anche il terzo progetto sulla neuropsichiatria infantile è importantissimo, perché da Roma in giù non ci sono posti pubblici, posti letto pubblici di neuropsichiatria infantile, quindi stiamo puntando anche per quello. Come possono sostenerci? Possono sostenerci anche con poco, perché chiaramente gli obiettivi da raggiungere sono tantissimi. Adesso un sostegno che ci possono dare è quello del 5 per 1000. Il 5 per 1000 basta una crocetta, ma per noi vuol dire veramente tanto, perché serve a sostenere tutti i progetti che portiamo avanti, compresi anche la formazione, come quello che facciamo con questo congresso, che ahimè ci è costato tantissimo in termini di impegno sia economico che impegno di lavoro, e solo con il sostegno riusciamo a fare queste cose. Beh, è un convegno molto partecipato, oltre 200 iscritti, quindi vuol dire che sicuramente la vostra mission, insomma, è giusta ed è Triacorda è sul territorio molto forte, quindi speriamo che vi possano sostenere e che possano dare, insomma, un contributo a questa associazione che opera sul nostro territorio. Grazie, Presidente. Grazie a voi.